presente. Sì, certo. La superficie della tela, quindi con tutti gli eventuali difetti o meno, così. La prima cosa che facciamo è fare delle, acquisire delle immagini in luce diretta, poi in luce radente si va a vedere già com'è la crestatura. Fai vedere dove ci sono gli alberi in mezzo, ci sono delle crestature più su, sinistra. Qua? Allora, in mezzo l'alberone. Perché non lo vedo da questo. A sinistra ancora? Quello grosso? Queste? Più giù l'albero qua, giù. Eccolo lì. Qui si vedono delle crepature importanti, fanno capire che per esempio sono stati usati dei pigmenti magari a base di bitume e cose così che dà questo tipo di risposte. E poi dipende da chi stringerà. Comunque. Con l'UV riusciamo a vedere i ritocchi, i piccoli ritocchi moderni, presenti, perché hanno non danno fluorescenza e quindi sono delle macchioline scure che in luce visibile non sono percettibili. Qua sul cielo anche, perché sono sicura che dice qualcosa che danno. Ecco. Beh, questo si vede, sì. Quelle sono proprio le integrazioni che in luce UV si possono vedere. Queste vengono fotografate, filmate. Le integrazioni posteriori. Certo, proprio relative al restauro che è stato fatto. Questa è quella proprio più evidente. Sì, più quella verticale che avete più, visto. Sì, dove c'è quel graffio, sì. Originali, qual è la situazione della pellicola pittorica. Quindi adesso io vado a accendere, si può lavorare con un tablet, con un PC, si può lavorare con un telefonino, è molto comodo. Adesso un attimo che arriva la rete, sì, qui si lavora, si può lavorare da soli, ma si può lavorare meglio in due. Si forma l'immagine che può essere migliorata a fuoco direttamente sul telefonino. Perché sto cercando di capire, ok, così. Poi una messa a fuoco si può fare sia un filmato sia acquisire un'immagine direttamente che viene subito registrata. Certo. Puoi andare. Cerco di stare più ferma con la mano. Riesci a vedere? Sì. Si vede il vermiglione? Si vede, sì, appunto. È scappato. Ecco, metti a fuoco. Presa la foto e la foto viene e poi viene esaminata e si può vedere un pochino già i granuli di pigmento che sono presenti in un dato punto. Qui ci sono dei bruni, dei gialli, dei verdi, quindi una mescolanza anche complessa. Se vai sul cielo. Vado spezzando con la mano. Questo si va a vedere anche il crepe. Qui sono presenti dei pigmenti granulosi, belli, azzurri, che possono essere oggetto di indagine con lo strumento che andiamo a rivedere adesso. Qual è il gradimento, scusa? In questo caso sono 50, ma si può arrivare a 240 per vedere appunto i granuli di pigmento. La cosa interessante è che si può lavorare polarizzando o meno la superficie. Che per noi significa? Che per noi significa che eliminando i riflessi indotti dalla vernice superficiale ci permette di vedere sopra. Così. Ecco. Questo è l'effetto della vernice. Se noi andiamo a polarizzare con un filtro polarizzatore, va via e noi possiamo prendere e vedere quello che c'è sotto i granuli di pigmento. Poi adesso, quella competenza iniziale di quelli che sono i pigmenti presenti nelle varie cromie. Dopodiché, se c'è da approfondire, è sempre bene fare il prelievo perché così si riesce a caratterizzare strato per strato, cosa che con questa tecnica non si può fare. Una cosa interessante è una mappatura della superficie: se andiamo su tutti i bianchi, vediamo che
per la maggior parte i bianchi sono di bianco di piombo, quindi attribuibile all'epoca settecentesca a cui viene riferito stilisticamente il dipinto. Se troviamo altri punti del bianco di titanio, vuol dire che ci sono, o del bario di zinco, sono elementi che ci richiamano pigmenti bianchi apparsi nel Novecento e prima ancora nell'Ottocento, quindi possiamo dire qui è stato ritoccato o meno in base anche a quello che troviamo, quindi non solo la tavolozza dei colori usati originariamente, ma anche quelli nei successivi interventi che possono aver interessato la superficie. Sui bianchi, per esempio, fino a tutto il 500, il bianco dei pittori è estremamente usato nel bianco di piombo, la bianca, no? Il carbonato con bianco di piombo, la bianca di piombo. Le spessure, diciamo,